i servitori dello Stato in divisa, a renderci conto che siamo un corpo con diversi compiti ma la stessa umanità. Sotto la divisa, per dare molto, occorre che vi sentiate riconosciuti molto dalla società civile, dallo Stato ma anche dalla Chiesa, perché voi avete un compito di servizio al bene di tutti. Con queste parole il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagliipergola, Armando Trasarti, ha presieduto la Santa Messa in occasione del precetto pasquale interforze, celebrato questa mattina in Duomo alla presenza delle cariche civili e militari che operano sul nostro territorio. Ma vorrei oggi anche, dentro queste letture, incoraggiarvi. In fondo, che cos'è la Pasqua? Cosa dirà Gesù sulla croce? Sono venuto per questi, e sentirsi amati da Dio, nonostante le nostre fragilità. Camminare, inciampare, cadere, rialzarsi, tornare a camminare, una dinamica spirituale. Alla funzione religiosa molto partecipata hanno officiato insieme al vescovo Don Giorgio Giovanelli, parroco della cattedrale di Fano, il cappellano militare della Guardia di Finanza e dei Carabinieri della Regione Marche Don Nicola Masci e Don Walter Galanti, cappellano della Polizia di Stato della provincia di Pesaro Urbino. Insieme a loro anche Don Alberto Vivenzio, cappellano militare del 28° Reggimento Pavia, sempre presente a questo appuntamento. Il ritrovarsi una volta all'anno intorno al vescovo è per il cristiano il ritrovarsi intorno al suo padre, il suo pastore, per riscoprire il senso e il significato della Pasqua. Lo si fa perché appunto le forze dell'ordine sono a contatto e al servizio di tutti. E quindi riscoprire il senso della Pasqua significa anche riscoprire il senso della persona. Nostro Signore, quando è morto e risorto, ha voluto dare anche questo messaggio. Non è un fatto magico, ma cerca di dare sempre di più valore alla persona in quanto tale, specialmente oggi che della persona si cerca più che altro di commercializzarla, di usarla, di sfruttarla, come anche ricorda il Santo Padre ogni tanto. La celebrazione che precede la Santa Pasqua ha raggruppato tutti gli operatori delle forze armate e delle forze dell'ordine per un momento di incontro e di scambio di auguri. Un momento di spiritualità, ma anche il segno di un'unione e di una collaborazione lavorativa che c'è tutti i giorni qui su Fano. E dà evidenza della presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine qui sul territorio e della vicinanza comunque alla comunità cittadina.